Leone, quando appariva nel corridoio di casa sua, faceva veramente paura. E la scena era sempre questa. Carla, Carla, Andrea, Chicca, Francesca, quando state? Cos'è? Cos'è? Dica, dottore! Ma c'è nessuno a casa oggi, dove stanno? Sono usciti, dottore, tornano a pranzo. Escono sempre questi. Ma dove vanno, che ci stanno mai a casa? Era così. Io ho conosciuto Sergio Leone per circa 13 anni e per tanti mesi ho frequentato la sua casa. Oggi voglio raccontarvi qualcosa di lui, visto che ci troviamo in questa bellissima galleria leoniana. E inizierei con una sua frase tipica. Datemi un po' un motore. 22, 1 prima. Azione. Male. Sergio Leone arriva praticamente a Cinecittà dopo aver fatto un lungo lavoro di assistentato e di aiuto regia. Ha fatto l'aiuto regista al padre, firmò Gli ultimi giorni di Pompei di Mario Bonnarda, del quale era aiuto regista, fece la regia della seconda unità nella Corsa delle Bighe di Ben-Hur. Beh, Leone aveva acquisito sicuramente tanta sapienza nelle riprese, al punto che era arrivato il momento che poteva esordire in un film. E questo film fu appunto Il Colosso di Rodi. Un aneddoto molto particolare che mi raccontò Sergio Leone. Il primo giorno di riprese, lui stava cercando l'inquadratura per una scena di massa e si era messo là, carrello, lo metti qua, poi parti con Rodi. A un certo punto si accorge che l'attore prescelto dalla produzione americana per fare il protagonista, John Derek, era dietro di lui. E John Derek gli faceva le stesse mosse di Sergio Leone. Loro passano di qua, poi vengono di qua, tu arretri, parti con Dolly, e John Derek gli faceva le stesse mosse. E Leone faceva, ma che stai a fare? No, sto guardando. Ma che devi guardare, fa Leone? No, voglio vedere se questa inquadratura è effettivamente giusta. A un certo punto Leone si arrabbia, gli va dietro e gli fa: a John, allora il regista qua sono io, va bene? Tu sei l'attore. Se io ti dico che la mattina devi venire a barba, tu vieni con la barba. Se io dico che un giorno mi piaci senza barba, tu te levi la barba. Se un giorno te voglio vedere con mezza barba, tu vieni con mezza barba. Hai capito? John Derek se ne andò via. Andò a parlare con i produttori e disse: questo ragazzo non ha nessun talento, lo faccio io il regista, è troppo presuntuoso. Successe un casino. Leone diede le dimissioni, disse o lui o io. Ci fu una grande causa, però gli attori del film si coalizzarono con Sergio Leone, John Derek fu preso e cacciato via e il film rimase nelle mani di Sergio Leone. Ardio fuoco, e la tua fiamma sia eterna come la gloria di Serse. Avere accanto questo poncio dà molta soggezione. Eh sì, perché mi aspetto una pistolettata da un momento all'altro.
Avete capito che qua siamo di fronte al personaggio di Clint Eastwood in Per un pugno di dollari. Inizialmente Sergio Leone chiese alla produzione americana dei nomi molto grossi, Henry Fonda, Charles Bronson, ma questi non conoscevano il giovane Leone, per loro era un pischello. Quindi spararono molti soldi pur di non fare il film. E allora a Leone fu suggerito il protagonista di una serie televisiva che andava di moda in America, si chiama Rawhide, dove c'era questo giovane attore, si chiama Clint Eastwood, famoso per la sua indolenza, per i movimenti lenti, per avere sempre quest'aria, direi, molto molto stanca. Però gli dissero anche che quando c'era il momento di fare l'azione, improvvisamente diventava dinamico, energico, aveva gli occhi da cobra. Quando arrivò a Cinecittà, gli disse: piacere Sergio. Se lo guardò 5 minuti in silenzio. Hai viaggiato bene? Sei atterrato bene con aereo, sì? Albergo è buono? Hotel buono? Allora, portatemi un po' un poncio. Mettete io un po'. Mi portate una barba dei 2 o 3 giorni? Gli applicate, per favore? Scusa, Clint, devo vedere un po' di cose. Cappello? No. Portatemi un cappello un po' da damerino. E scelsero questo. Non lo voleva con le tese tipiche da cowboy, ma lo voleva piuttosto così, un po' particolare. Proprio l'anti-western per eccezione. E a un certo punto gli disse: Clint, mi fai una cortesia? Prova un po' a mettere questo in bocca. Io ficco così. Clint Eastwood disse: ma Sergio, I don't smoke. No. A Clint gli rispose Leone: ma che lasciamo a casa il protagonista? Vabbè. Ci rivediamo domani per la prova di trucco dalla faccia. Ciao Clint. Neanche Clint Eastwood si sarebbe immaginato che da quel bizzarro, diciamo così, travestimento e dai dubbi di questo grande regista sarebbe poi nato un personaggio a dir poco mitico. Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ha subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Ricordo che la prima volta che andai a vedere Per qualche dollaro in più fu al Supercinema. Era un luglio torrido, ogni tanto interrotto da temporali estivi. E quel pomeriggio c'era proprio un temporale di quelli tremendi, con dei botti che sembravano usciti da un film di Sergio Leone. Però era bello andare al cinema. Il cinema era grande, era il Supercinema. Leone aveva bisogno dello schermo grande, di un gran bel sonoro, e quel Supercinema, che non esiste più purtroppo, gli dava appunto tutte queste possibilità. La cosa bella è che c'era il popcornaro che, quando le luci cominciavano a spegnersi, non se ne andava, perché partivano i titoli di testa di Leone, che erano meravigliosi, era una specie di calamita che ti calamitavano là, e rimaneva come un fregnone così, e ci ostruiva la visione. Tant'è che qualcuno sempre dal fondo gli diceva: a diavoletto, te sposti che ci fai vedere il film? E questo qua se ne andava da un lato, però rimaneva anche un'ora a rivedersi tutto il film Leone, con sta cosa dei popcorn in mano, con sta tavoletta piena di noccioline e di cose.
Io ero molto, molto ansioso perché in questo film, oltre a Clint Eastwood, il mio idolo, appariva nel cartellone un altro attore, Lee Van Cleef. La mia paura era che mi oscurasse il mio idolo. Ma quando vidi immediatamente il primo piano di Lee Van Cleef, dissi: ma è una meraviglia questa. Con questi occhi a fessura, con questa faccia da grande mascalzone, elegante, sembrava proprio un damerino. Pardon, madame. Come toccava le cose, come prendeva le cose, come prendeva la pistola, quegli occhi spietati, gli dissi: questo è un capolavoro assoluto, me lo godo tutto. Accomodati, ragazzo. Hai avuto l'idea giusta. E ricordo che quando andai le prime volte da lui per far partire il progetto di Un sacco bello, lui mi fece questa domanda: ma secondo te qual è il film mio che ti piace di più? Io gli dissi: guarda, secondo me, per qualche dollaro in più. Lui mi stoppò e mi disse: sei proprio un burino. Dico: perché? È il film che piace ai scippatori e ai ladri. Perché? Gli dissi: sei proprio un coattore. Io un coattore? Ma perché? Ma no, ma c'è un Lee Van Cleef meraviglioso. Ma ho fatto di meglio. Ma Sergio, sì, avrei fatto di meglio. Però quel film con quel trio, Eastwood, Volonté, Lee Van Cleef, è un terzetto meraviglioso, delle atmosfere fantastiche. Sei proprio un burino. Veramente suggestiva questa scena del carillon in Per qualche dollaro in più. Ma io credo che non tutti sappiano che Sergio Leone era veramente un grande appassionato di oggettistica antica. Spesso nei suoi film c'erano tabacchiere pregiate, c'erano cornici particolari. Spesso gli dicevano: a Sergio, ma ste cose non si vedono nel cinema. E lui rispondeva sempre: guarda che non stiamo al circo, stiamo al cinema, si vede tutto. Una volta Sergio mi disse, era l'85, sai che ti dico, andiamoci a fare una bella vacanza, andiamo in Costa d'Avorio, andiamo soprattutto a trovare Troisi, perché Troisi stava in Costa d'Avorio, in un villaggio che si chiamava Le Palatuvie, e ormai stava là fermo da 3 mesi, perché evidentemente si divertiva molto. Partimmo io, Sergio Leone e Giuliano Gemma. Un giorno disse: andiamo a vedere quel mercatino fuori del villaggio, voglio vedere se trovo qualche avorio, e cominciammo a camminare. A un certo punto, piano piano, entriamo in questo vialetto pieno di bancarelle. La cosa fantastica era che uno a un certo punto gli disse: Sergio, gratis, per pochi soldi, 15.000 lire, io darei te questo avorio. Sergio guardava, se la gli occhiali faceva: 10,
No, Sergio, ho famiglia. Se insisti, 9. No, Sergio, 9. 8. No, 7. Se è portato via per 7.000 lire. Aveva questa grande passione, una passione che chiaramente ritornava nei suoi film, perché ogni suo film era una perfezione di scenografia assoluta. Stava attento a tutto, al dettaglio. Era il re dei dettagli. Tieni le orecchie aperte. Facciamo un po' di rumore. Lo sai di chi sei figlio tu? Figlio di una grandissima puttana! Io non oso pensare per quanto tempo la povera testa di Eli Wallach sia rimasta qua dentro, conoscendo il perfezionismo di Sergio Leone. Non oso pensare anche i rischi che ha corso. Ed eccoci qua nel famoso cimitero di Sad Hill. Beh, questo cimitero è stato veramente studiato in tutte le università americane, apprezzato da grandi registi come Lucas, Coppola. Perché? Perché era un capolavoro. Leone aveva fatto fare questo cimitero a un grande scenografo, che non proveniva dal cinema, si chiama Carlo Simi. Era un grande architetto di case, di appartamenti. Fu Leone a portarlo nel cinema. Simi aveva un difetto, era un pochino sordo, quindi i duetti tra Leone e Simi erano la fine del mondo. Leone gli disse: a Carlo, me fai un po' storte quei croci? Non ho capito, se te devo fa sporche. Storte! Ah, storte, non urla! Guarda che urli pure te, che c'è auricolare che non funziona. Cioè, sti duetti erano sempre così, era una cosa assurda, quello diceva una cosa, quello ne capiva un'altra. Ma per ritornare al perfezionismo di Sergio Leone, c'è da raccontare una cosa che è meravigliosa. Nella corsa tra le tombe, Eli Wallach deve cercare la tomba dove ci sta dentro la cassa con i soldi. Leone pretese che, sbagliando tomba, a un certo punto si aprisse una bara e apparisse uno scheletro. Leone disse: vi amo uno scheletro vero. E come vi amo uno scheletro vero? A un certo punto venne fuori uno della produzione che dice: io conosco un signore, la cui madre ha fatto l'attrice, che nel testamento ha scritto una cosa, che voleva recitare pure da morta. Allora andarono a prendere questa signora spagnola, cioè le ossa di questa signora spagnola, le misero dentro una cassa da morta e la interrarono. E quindi, quando si è scoperchia la tomba, questa signora continua a recitare anche da morta, come aveva chiesto nel testamento. Lì dentro i dollari non ci sono. Il cimitero in Leone è sempre presente. Il senso della morte in Leone è sempre presente, però anche con chiave ironica, come quando mi portò un giorno a Pratica di Mare a scegliere una tomba: preferisci questa o quella? Questa che sta al sole o quella che sta all'ombra? E dissi: ah, sì, ma che te serve? No, sta pensando male. Dico: ma poi quella là al sole è occupata? Vabbè, lo spostiamo. Ma chi sposti? È quello che sta là. Cioè, voleva spostare un po' lo defunto. Sergio era questo, dai. Sergio era pure questo. We'll be right back.
Io credo che in Sergio Leone convivessero due anime. Un'anima buona e un'anima cattiva. Però non vorrei usare la parola cattiva. Direi forse un'anima cinica. Tenerezza e cinismo. Io posso ricordare due episodi. Uno del leone buono e l'altro del leone estremamente cinico. La sera prima delle riprese di Un sacco bello, io ero molto nervoso. Mi rotolavo sul letto, ma non riuscivo a prendere sonno. A mezzanotte in punto squilla il citofono. Mia madre va a rispondere e dall'altra parte: Rossana, so Sergio, mo mandi giù che tanto so sicuro che non sta a dormire quello. Scendo e lui mi dice: facciamoci due passi, perché la sera prima delle riprese non si dorme mai. E in quel tragitto fu straordinario, perché mi raccontava tutte vicende. Là ci abitava un vecchio ladro, uno che fece una brutta fine. Su sto ponte ci si è buttato uno, un amico mio. Tutte storie di Roma macabra. Però alla fine quei racconti mi distraevano tantissimo. E poi alla fine, quando tornò a casa, mi disse: dormi, dormi qualche ora, domani mattina non viene alle 7 l'autista, vengo io a prenderti. Io dissi: Sergio, no, dai, c'è l'autista, via Sergio a prenderti. Però ce n'è anche un altro di episodio che praticamente lo rappresenta al contrario. C'era la scena in Un sacco bello in cui Leo, quello che guarda con gli occhi erranti nel vuoto, fa la cena con Marisol nel terrazzo, una terrazzina sopra Santa Maria in Trastevere. C'era bisogno del silenzio, però non si poteva avere silenzio perché noi stavamo vicini a Santa Maria in Trastevere. Epoca di hippie, di capelloni con le chitarre, c'era addirittura un capellone con la tromba, ambriaco, che faceva e rompeva veramente i coglioni. A un certo punto Leone disse: stop, perché quel giorno mi era venuto a trovare sul set. Urlò dalla finestra ai capigruppi: Giancaterini, Ciarpelloni, Jimmy, me fate un favore, me levate quel trombettista per favore, me lo buttate dentro la fontana. Subito, Sergio! Noi tutti quanti, ma come dentro la fontana? La sentiva. Ah, se poi gira! Gian, ci avevo pensato. Perché non ci avevo pensato? Lo posso accomodare? Accomodati! Me lo buttate dentro la fontana. Ci è finito veramente dentro la fontana questo. Sono sempre rimasto molto affascinato dal personaggio veramente cattivo, veramente duro, che era presente sia in Per un pugno di dollari che in Qualche dollaro in più e anche in Nel buono, il brutto e il cattivo, quello di Mario Brega. Mario Brega era un omone enorme, con la faccia veramente dura. Poi Leone l'aveva veramente vestito, truccato in una maniera atroce. Non hai sentito? Rispondi presente. I tipi grossi come te mi piacciono, perché quando cascano fanno tanto rumore. Era quello che gonfiava di botte in maniera terrificante il povero Clint Eastwood. Aspetta che si riprenda. Quest'uomo mi ha colpito, non conoscevo il nome. Un giorno però, mentre stavo a casa di Sergio e stavamo insieme discutendo su chi potesse fare il ruolo di mio padre in Un sacco bello, quello, il figlio dell'amore eterno, Ruggero, così, chi poteva essere il padre di questo qua, a un certo punto sentì una voce: ah, Sergio, guarda, t'ho portato i carciofi, poi t'ho portato arance, poi t'ho portato le melanzane, t'ho portato l'olio che arriva dalla Calabria, Sergio, tieni. Che senti sto prosciutto che dici? Senti come dolce. Ho mangiato. Senti che sto prosciutto, ti ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti?
E sto olive, yeah, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! No, ma dai, sono grechi! Sono buoni. Come sono? Dì la verità! Sono greche. Dico, Sergio, ma questo è Mario Brega. Sì, è Mario Brega. Ma dico, ma è lui il padre del de Ruggero, il figlio dell'amore eterno in un sacco bello? Ma me vuoi far farolo? Ma vuoi far farolo? Quante pose so? Subito. So tante pose, sei mio padre. Appello, via qua, appello da Mario, via qua. E mi stringe, è una cosa tremenda, era. Ma via qua, fatta abbracciare, Ruggero. Che te possi, però te faccia, sto sempre. E te lo faccia, sto buono, da sempre questa violenza, dai. E che maglia violenza questa? E che violenza, Ruggero? Poi mi fa. A Carlo, io sono l'unico che ha menato Gordon Scott. Gordon Scott era un famoso maciste, Ursus, Ercole dei film degli anni 60, un omone tutto palestrato. Perché stavamo a fan firme, facevamo le prove del combattimento. Io però la sera tornavo a casa per fare una doccia e mi vedevo sempre pieno di lividi. E dicevo, dico, ma questo facesse sul serio. Allora la mattina dopo là da lui gli dico, a Gordon, ma che vuoi fare cazzotti sul serio? Avanti, due cazzotti te, due cazzotti io, come da copione. Fa botta sul serio, Gordon. In guardia, cornuto. Boom! Gli parto con destro, gli ho rotto il naso, gli ho frantumato le mucose, mi è cascato giù come Gesù Cristo. Io sono andato là e gli ho detto, alzate, cornuto! A cornuto, alzate! Non si è alzato, è rimasto lì per terra. Aga, lo sai che fa adesso Gordon Scott? Far benzinare in America, fa! Mi è cascato per terra come Gesù Cristo, gli ho rotto il setto nasale, gli ho frantumato le mucose e gli dicevo, alzati, alzati, cornuto, alzati, gli ho detto! Pieno di sangue per terra, il tolitri. Ma vuoi far finita con me? Sto guardando là, no! Pensa che si guarda scotta, mi era cascato male, stavo con qui bravi ragazzi! Io. Questo è amico mio. Raccontagli a lui sta storia di Gordon Scott, dai. Ma gliela ricontai? No. Sta raccontando. Questo è pugile, dai, raccontaglielo. Stava a fare un film e si chiamava Buffalo Bill e nero del far festa. Eravamo io e Gordon Scott i protagonisti. Tutti i giorni c'era una scazzotta, durava 15 giorni. E tutte le sere andavo a fare una doccia e mi trovavo i liti per i braccia. Dico, sai, ho detto, ma questo mi menasse per davvero. Tu sai, devo raccontare. Mi menasse per davvero questo. Ah, oh, c'è sto sta. Se vuoi fare botte io sto qua. Ora sei che io barfo, che sta Dio, chi te capisce? Parla romano, perché io parlo solo romano. Hanno chiamato interprete, senti, se questo non fa botte per davvero, io non vado a casa perché sono sempre via lì, questo mi era per davvero. Mi menava per davvero. Ah, oh, so, e quello dice, vabbè, ok, davanti alla macchina da presa. Che avrei io da chiamare messo da mi dica, oh, Franco Fantà, per favore, fa so tutto, già sai tutto. Allora lo sai, fammi mena subito a me. Mi faccio anni di segni, diciamo, ma lascia perdere, questa ha vinto il guanto d'oro in America di medio massimo, fa per te, sa. Io ho detto, ma che devi fare, Franco Fantà, fammi la prima, cioè no, come copione, quattro cassotti lui e due dei quattro cassotti lui e due dei battenti, hai capito? Che tra di due era un italiano come me. E tu va bene, va, se mettiamo davanti alla macchina da presa, come se mettiamo davanti, mi tira quattro cassotti, glieli paro tutti e quattro. L'ho finto col destro un passo, guarda un gancio si sta in bocca, mi casca per terra come Gesù Cristo. Ah boia, anfame, arsati! Arsati, anfame! A carnuto, arsati! Questo era anche Mario Brega. Mario Brega che però durante il set di Un sacco bello improvvisamente era anche in grado di fare delle improvvisazioni fantastiche. Per esempio, quando la figlia dice state zitto del fascio, la faccia del fascio ce l'hai. Lui improvvisamente gli fa, non era scritto nel copione, io fascio, a socco io mica so comunista così, sa, so comunista così! So comunista così! Con un tono di voce esagerato, e io ho lasciato perché era veramente una cosa talmente surreale e comica, e questo era Mario Brega. Il gringo sarà sicuramente dormendo, e noi gli daremo la sveglia. Qua, qua, qua. Ricordo che un venerdì un nostro compagno di classe della seconda liceo A, Collegio Nazareno, ci disse: ah, raga, ma è uscito il nuovo film di Sergio Leone, C'era una volta il West, tocca andare a vedere.
Sabato partimmo in 15, eravamo proprio dei leoniani incalliti. Trovammo una folla disumana, eravamo comunque un pochino tesi perché sapevamo che non ci sarebbe stato Clint Eastwood, non ci sarebbe stato Lee Van Cleef, non ci sarebbe stato Eli Wallach. Quindi eravamo come dubbiosi, sospettosi, ma a dipanare questo dubbio subito l'inizio del film, che è un autentico capolavoro. In 20 minuti non succede assolutamente niente. È una composizione musicale di rumori estremamente raffinata. Il cigolio di un mulino, il rumore di un telegrafo, una cornacchia. Sergio Leone era un poeta nel missare i rumori e farli risultare come una colonna sonora. Poi è il film dei grandi campi e dei piani strettissimi, alla Leone, i dettagli degli occhi di Charles Bronson, i dettagli di Henry Fonda. Finalmente Sergio Leone riesce ad ottenere due attori che lui aveva chiesto per il suo primo film per un pugno di dollari. Henry Fonda, che gli disse no perché non conosceva Leone, ai suoi esordi, e Charles Bronson. Che cosa cerchi? Chi sei? Dave Jenkins. Dave Jenkins è morto molto tempo fa. Calder Benson. Il tuo nome, Benson, è un altro morto. Lo sai meglio di tutti, Frank. Li hai ammazzati tu. E in questo film riesce anche a girare a Monument Valley, la scena della carrozzina col cavallo, dove c'è Paolo Stoppa e Claudia Cardinale che l'attraversano. Quindi, in qualche modo, il film è un grande omaggio ai grandi autori western. Ma in questo film, forse più che sui personaggi, Leone si concentra sull'ambiente. E alla fine, più che l'adrenalina, resta come un velo di malinconia, quella malinconia che poi piano piano ci farà scivolare nelle atmosfere più intime di Giù la testa. Giù la testa, coglione. Tutti ricordiamo questo magnifico fischio, ma tutti ricordiamo questa magnifica melodia. La melodia piena di ironia, ma anche piena di malinconia. Qua, con il fischio, secondo me Morricone ha raggiunto proprio il massimo. Però,
Io sono onorato di dire una cosa che Morricone ha fischiato anche per me, per un sacco bello. Mi ricordo che quando mi diede la notizia che le musiche le avrebbe fatte Ennio Morricone, io mi emozionai tantissimo. E mentre andavamo verso casa di Morricone, disse: oh, questo sai che è più ricco di me? Questo è il quinto nella dichiarazione dei redditi, eh? Quindi io già andavo a casa di un grande musicista e più mi diceva questo. Invece trovai un uomo molto, molto umile, molto affettuoso. Si mise al piano e mi disse: che musica vuoi che facciamo, Carlo? Allora Leone prese subito il comando della situazione. Ennio, mettete un po' al piano, fa sposta cosa. C'erano anche Benvenuti a De Bernardi in quel salotto di Morricone e gli dissero: Sergio, ma è possibile che tu ogni volta che suggerisci a Morricone di fare una musica gli fai sempre la titina? Perché la titina è... E Leone diceva: ma non è la titina, o senti che è un'altra cosa? Insomma, alla fine Morricone diceva: zitti, zitti, zitti un attimo, basta, basta queste cose. Allora alla fine 2, 3, 4, 5 note ti faceva intuire quello che sarebbe stato l'inizio del tema che poi avrebbe sviluppato. Io ho sempre pensato una cosa, che Sergio Leone ed Ennio Morricone fossero un po' come Lennon e McCartney, una coppia che non sbagliava mai. Io credo di aver avuto il privilegio di vedere. C'era una volta in America prima di tutti. Era una domenica di luglio, mi ricordo che ero con mia moglie in via Birmania, eravamo in piscina, lui stava con sua moglie, le figlie. A un certo punto lui alle 4 del pomeriggio, rispondendo a una mia domanda: ma di che tratta questo tuo film prossimo? C'era una volta in America. E lui piano piano cominciò a raccontare. Il racconto diventava visivo perché lui ce lo faceva proprio con i carrelli, con i primi piani, con i dolly, con le boccate alla pipa dell'oppio di De Niro. Dalle 4 del pomeriggio fino alle 9 di sera, tant'è che a un certo punto io dissi: Sergio, ma ci fermiamo a cena da te? E lui mi disse: certo. Era stremato dopo 4 ore, però era felice perché la nostra approvazione era stata pressoché totale. Eravamo sicuri che sarebbe venuto fuori un grandissimo film. C'era una volta in America un film indubbiamente grandioso e malinconico. È un film che vorrebbe anche forse fermare il tempo. È un film sui ricordi dell'adolescenza del regista. Ritrovo per esempio Viale Glorioso. Viale Glorioso è molto importante perché è il luogo di divertimento del piccolo Sergio Leone negli anni 30. Lui là aveva creato una piccola gang di amici, raccontavano storie, facevano battaglie tra cowboy, indiani e soprattutto si divertivano a scivolare lungo questa lunga scalinata che collega Monteverde con Trastevere su delle tavolette e per farle scivolare meglio Leone ebbe un'idea di farci la pipì sul legno. Alla fine l'infanzia nei film di Sergio è costantemente presente.
papà, adesso li ammazziamo tutti. Oh. Quante volte te l'ho detto, giuro, si spara solo quando papà tira il grilletto. Dopo il capolavoro di C'era una volta in America, Sergio doveva lavorare a questo progetto, La battaglia di Leningrado. Però purtroppo non so molto di questo film. Mi ricordo tanti viaggi che lui faceva a Mosca per stabilire location, chiedere permessi, chiedere non so quante truppe dell'Armata Rossa come generici o comparse. Però ormai Sergio era un uomo stanco. Quel film, C'era una volta in America, l'aveva indubbiamente molto, molto provato. Io mi ricordo che lo chiamavo spesso. Sergio, ti posso venire a trovare? Ti voglio far conoscere mia figlia. Sentiamoci la prossima settimana, mi diceva. Va bene, lo chiamavo. Sergio, come stai messo oggi? Senti, mi richiami da 10 giorni. Vabbè. Quando un giorno però mi arrivò una telefonata e mi disse, dove stai? Era ritornata la voce del vecchio leone, quella che amavo. Dico, sto a casa. Mi porti tua figlia, la voglio baciare. Alla presi Giulia, la messi sul seggiolino e andammo verso via Birmania. Entrammo e gli dissi a Giulia, Giulia, non ti mette paura, questo signore è grosso, c'ha la barba bianca, ma è buono. È stato un personaggio molto importante per papà. Entriamo e lui stava nel divano e disse, fammi baciare. La prese, bella, eh? E mia figlia, senza nessun timore, cominciò a prendere la barba di Sergio e cominciò a tirargliela. E gli faceva, Sergio Barba, Sergio Barba, Sergio Barba. Ti piace la barba di Sergio, eh? Ti piace? Poi me la ridiede e questa fu l'ultima bella immagine che ebbi di Sergio. Veramente un'immagine molto, molto bella, perché lui mi aveva conosciuto che non era ancora sposato. E il nostro ultimo saluto praticamente è che avevo avuto una figlia e quindi era riuscito a conoscerla e ad abbracciarla. E questo per me resterà per sempre un bellissimo ricordo. Quando si spara, non si parla. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto. Che succede, ragazzo? Ah, niente, vecchio. Non mi tornavano i conti. Lo sai che la tua faccia somiglia a quella di uno che vale $2,000? Ah, ma tu non somigli a quello che li ingrassa. Così hai scoperto che dopo tutto non sei un uomo d'affari. Solo un uomo. Una razza vecchia. Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Ti credi di essere l'unico uomo sulla terra ad avere le palle, vero? E invece no, anch'io ho le palle! La gente come lui ha dentro qualcosa. Qualcosa che sa di morte. Quando devo sparare, la sera prima vado a letto presto. Vado, l'ammazzo e torno. Quando finisce la musica, spara. Se ti riesce.